Vietato sbagliare per gli azzurri che dopo il pari con la Spagna fanno visita alla Macedonia per la terza gara del girone G di qualificazione mondiale. A Skopje Ventura vara la linea verde confermando Romagnoli in difesa, rilanciando Verratti e Bernardeschi a centrocampo e soprattutto Belotti immobile, coppia d'attacco. Arbitra l'olandese Mekkeli. Ritmi subito vertiginosi nei primi minuti che non sia un impegno da prendere sotto gamba, lo si intuisce però già al 18esimo quando il palermitano Nestorovski spaventa Buffon con questo gran tiro dal limite dell'area, la traversa salva l'Italia. La risposta dei ragazzi di Ventura è affidata a Candreva, abile a pescare sul secondo palo immobile e Bogatinov si rifugia in angolo. Dal corner va Bernardeschi, sul primo palo è tutto solo proprio Belotti che da due passi mette dentro al 24esimo minuto, azzurri in vantaggio grazie alla prima gioia nazionale dell'attaccante del Toro che festeggia al meglio, così con la sua celebre esultanza e il suo debutto da titolare. Il primo tempo si chiude così con gli azzurri, avanti 1-0, la ripresa però è tutt'altra partita. La nazionale infatti abbassa la guardia e al minuto 57 arriva inevitabile il pari dei padroni di casa. Nestorovski approfitta di un errato disimpegno dei nostri e dal limite infila la sfera nell'angolo dove Buffon non può arrivare. 1-1, secondo gol consecutivo per l'attaccante del Palermo a segno già giovedì scorso contro Israele. Gli azzurri a questo punto accusano il colpo, trascorrono infatti 120 secondi ed Asami raccoglie una palla dal limite dell'area con il destro, buca Buffon per la seconda volta incredibile a Skopje Italia sotto nel giro di appena due minuti. Gol quasi in fotocopia, quello della Macedonia che fa esplodere l'entusiasmo del pubblico presente. A questo punto Ventura prova a dare una scossa ai suoi, fuori Bernardeschi e Bonaventura, dentro Sansone e Parolo. Gli effetti però non sono immediati perché al 71esimo serve un super Buffon per dire no al colpo di testa a botta sicura di Moisov. Splendida e fondamentale la parata del capitano azzurro anche perché 4 minuti più tardi dall'ennesimo cross indovinato da Candreva sbuca Ciro Immobile che con il sinistro insacca il pallone alle spalle di Bogatinov. 2-2, terzo gol con la maglia azzurra per il centravanti della Lazio che riaccende così le speranze italiane ad un quarto d'ora dal termine. Il finale diventa infatti un monologo azzurro all'89esimo. Parolo anticipa Bogatinov in uscita ma l'arbitro ferma il gioco per fuorigioco. Il replay però non gli dà ragione. La Macedonia è però ormai alle corde così al minuto 92. Candreva cerca e trova sul secondo palo tutto solo ancora Ciro Immobile che da due passi completa con la sua doppietta personale la rimonta firmando la rete del definitivo 3-2. Rete importantissima quella dell'attaccante napoletano. L'Italia infatti espugna seppur fatica Skopje e vola in testa al girone G di qualificazione a quota 7 punti in compagnia della Spagna.